Quando Cappuccetto Rosso giunse nel bosco, incontrò un lupo. Ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva. E non ebbe paura. Allora, cominciamo dal principio. Quello sono io. Beh sì, forse sono andato un po' troppo indietro. No? Ok. Bene, eccoci al punto. Allora, vediamo. Quando devo leggere è come se le lettere stessero danzando, ininterrottamente. Tipo un'isteria di massa. Quelle povere stremate cadute al suolo sono le uniche che riesco a pronunciare. Edoardo, se vuoi fare il buffone vai fuori, va bene? Dai, siediti. Matilde, leggi tu. Almeno avevo qualcuno che provava a tirarmi sul morale. Leo non solo era il mio migliore amico, ma anche il mio esatto opposto. Lui piaceva. Io no. La domanda che io mi porrei in questo momento se fossi in voi è: e tu? Ti sentivi stupido?